Alla fine è un punto che aiuta a dare continuità come lo ha realizzato. Ma i derby non vanno persi intanto e quindi è importante aver portato a casa un punto, perché hanno dei pesi specifici diversi da posta in palio e noi dovevamo, siamo stati bravi da questo punto di vista. È stata una partita particolare, partita con una vigilia turbolenta perché stamattina Monaco si è svegliato con 38 di febbre, Pajak ha avuto febbre per 2 giorni, Dossena si è fatto male ieri. Del Prete ha giocato con 3 allenamenti nelle gambe dopo 2 mesi, cioè, quindi certamente non era la cosa migliore. Poi dopo chi ha fatto le cose giuste, però logico che è qualcosa secondo me in tutti questi spostamenti anche ci ha tolto un po' nell'inizio della nostra manovra che è stata più farraginosa di altre volte. Poi è stata una partita brutta, brutta perché 2 squadre che di solito giocano a calcio hanno fatto una fatica enorme, un po' il terreno scivoloso, un po' l'intensità, un po' anche la paura da parte di tutti e due, ha fatto sì che tiri in porta veri, ce ne siano stati veramente, veramente pochi da tutte e due le parti. Però proprio per questo poi se vai sotto diventa dura, perché giochi in un posto dove è tutti contro, dove in ogni caso rimani pure in 10 e la voglia dei ragazzi è stata da quel punto di vista encomiabile, non come qualità, ma come voglia sì, perché anche prima del gol con Di Carmine c'è stata un'altra situazione molto interessante. È un segnale secondo me che è particolare di come i ragazzi ci tenevano a sta partita, è che sul gol dell'1-1, nonostante fossimo noi in 10, siamo andati noi a portare il pallone a metà campo, che gli ho detto anche aspetta un attimo, cioè non è che va bene che così, cioè, poi anche per i rischi, cioè, anche dopo, cioè, i nostri attaccanti volevano ripartire velocemente, ma insomma hai fatto una fatica enorme, sei riuscito a pareggiarla, in quel momento va bene anche portare a casa un punto, però è l'atteggiamento che è il segnale, da là dobbiamo trovare un equilibrio maggiore perché passare dalle prestazioni come quella del Carpi che non è una squadretta perché anche ieri ha vinto. E rimane il fatto che per fargli gol non è mai facile. Noi abbiamo fatto una partita sontuosa là. Quindi a questa di oggi è vero che sono partite diverse, che i derby poi hanno dei meccanismi dove tante volte sono brutti, però qualcosa in più dovevamo fare, soprattutto nel primo tempo. Un primo tempo dove secondo me non siamo partiti malissimo i primi 10 minuti. Poi dopo abbiamo sofferto una punizione laterale e da là ci siamo abbassati. Sono venuti in meno, secondo me, appunto, i meccanismi di uscita di gioco nostri. Un po' fischione carretta, Sì, quando sì, sì, sì. accredita Sì, ma perché eravamo già bassi, però. Ma no, in mezzo era abbastanza equilibrata, però ci siamo abbassati e negli sviluppi siamo diventati lenti e prevedibili. E invece, tipo sabato scorso, non era così. Però ci sta che appunto Belmonte prova tutta la settimana, ma secondo me ha fatto una gran gara Belmonte, voglio dire, in un altro ruolo, insomma, quindi ci può anche stare che qualcosa perdi Belmonte, un po' tutti. giocato la difesa nel Ricardo. Eh? Avrebbe giocato nel Sì, avrebbe giocato d'esterno. Però al di là di chi ha giocato poi io sono contento perché va bene così. C'è tanto da lavorare, perché noi abbiamo degli elementi che fanno la nostra differenza. E allora, a dire che quando va tutto bene, però ci sono le gare come queste dove bisogna capire invece come si può essere efficaci anche con spazi diversi, anche, non dico minori, perché appunto il Carpi aveva 4 difensori centrali. Spazi diversi, diversi che poi ogni gara pigliano una piega diversa, tu puoi preparare anche tutti i moduli che vuoi, però poi la gara piglia una strada. Oggi, per esempio, il campo era molto veloce, scivoloso, non solo sulla palla, ma anche sulla spinta dei primi passi, quindi chi ha rapidità un pochino perde. Però ugualmente devi trovare la maniera di magari non ricevere addosso, attaccare la profondità in maniera diversa, e su questo non abbiamo fatto tanto bene, ma appunto, non ha fatto bene secondo me neanche la Ternana, perché non è che ha tirato in porta tanto più di noi. Però l'atteggiamento legato. Posso dire, lei parla dell'atteggiamento della ripresa. Quello del primo tempo è sembrato un po' sottotono, quello che Sì, non aveva. però i primi 10 minuti no, secondo me. Non siamo partiti proprio bene. Sono stati un po' gli episodi. Abbiamo subito gli episodi che poi sono state punizioni, cross, non è che è stato chissà che cosa. Però
però se ti porti gli avversari in area, come poi sull'occasione del rigore, rischi che fai fatica. E invece là dovevamo continuare come i primi 10 minuti a tenerli più alti, a non farli avvicinare alla nostra area, perché poi hanno un giocatore che davanti hanno qualità. Non pensi che anche la Ternana abbia commesso lo stesso errore? Ci sta. Io poi degli altri non, a me non piace parlare, perché poi le meccaniche che certamente nell'ultimo quarto d'ora, nonostante fossimo uno in meno, abbiamo trovato degli sbocchi, soprattutto laterali, che prima non trovavamo. Senti, un anno fa, se avessi subito un rigore in questa maniera, ti saresti arrabbiato oppure? Ah, io non sapete, mi conoscete, non ho mai. Non ho mai commentato gli episodi e poi non ho manco visto, ma non è che ero veramente, non so cosa sia successo. Due anni fa hai perso un rigore che. No, vabbè, non penso che. Credo che sia stato. So che mi ricordo dove stavo. Io non ho mai commentato gli episodi, lo sapete, nella maniera più assoluta, né a favore e né contro. E credo che oggi sia stato un arbitraggio di personalità, in ogni caso. Io quando ho visto chi veniva, secondo me era la persona giusta per fare questo tipo di gara. Poi dopo non, da là non aggiungo altro. Poi magari 2 contro 1, le fischia fuori gioco in favore, quello che va in contro via, 2 contro 1, la volta non è. No, ma secondo me è stato il peggiore in campo. In una partita brutta l'arbitro secondo me. No, il derby non è facile, il derby non è una partita facile per tutti quanti, dove gli errori sono da parte, io parlo dei giocatori, ci sono errori che altre volte non fai. Io vedo appunto la Ternana, credo che così con difficoltà non abbia mai giocato, è sempre stata una squadra propositiva e oggi ha fatto fatica anche la Ternana. Sì, ma anche sul primo tempo non ha tirato in porta chissà quanto. Cioè, ha fatto un quarto d'ora dove... sì, però sono squadre che tirano molto di più in porta, tutte e due di solito, ecco, in quel senso. Invece è una partita molto bloccata e nervosa anche. Secondo me sì, sì. Il campo è molto veloce, molto scivoloso. Poi non me voglia Gabriele che... Giovedì allora si va a Udine e in che modo prepararla questa partita e se si può magari sperare di fare il colpaccio per poi andare a Napoli, anche visto il momento non eccezionale dei friulani, va bene lo scarto di categoria però. Allora, intanto vediamo domani come siamo messi, perché tra febbri, perché qua vedo che passano un po' tutti quanti, quindi non so tra qua giovedì che succede. Speriamo di recuperare Monaco, speriamo di recuperare Dossena. Ci sarà spazio secondo me per chi ha giocato un pochino meno, però sempre con l'idea di fare la partita nel rispetto di chi è più forte, perché se fa la Serie A è più forte, però anche con la voglia di provare a fare risultato. Quello ci deve essere sempre, a prescindere. È logico che le letture devono essere diverse da un'altra gara. Vediamo cosa succede. Da domani inizieremo a prepararlo. Se non ci sono altre domande per il mister, ok. Buonasera. Grazie a tutti. Domani è allenamento. Pomeriggio. Sì. Arrivederci. Grazie.